Eccoci qua nuovamente, bentornati a Talk Sicilia. Passata la grande kermesse elettorale del 25 settembre, è il momento di riflettere su cosa sia veramente l'Italia, sulla storia del nostro paese, su quelli che sono stati i personaggi che hanno contribuito a rendere grande il nostro paese nel tempo. E approfittando appunto di questa parentesi lunga elettorale, abbiamo qui con noi nuovamente Stefania Craxi. Benvenuta nuovamente, senatore. Grazie. Grazie. Oggi però non ne voglio parlare di, non voglio parlare di assetti politici odierni. Io vorrei che lei squarciasse il velo della memoria rispetto alla figura di quel grande statista che è stato Bettino Craxi. Era suo padre. È stato un uomo che ha lavorato 40 anni per il bene del suo paese, ma vede, la storia lo dirà. La storia in parte già l'ha raccontata questa vicenda. Bettino Craxi è stato un uomo amatissimo al paese, ma anche tanto odiato, probabilmente con un odio che veniva anche dall'estero, fomentato, accerchiato, vilipeso. Craxi era un uomo che non ha mai ragionato secondo le categorie dell'opportunismo. Lui ragionava secondo le sue convinzioni profonde, poteva anche sbagliare naturalmente, però una volta che aveva preso una decisione e quella decisione seguiva appunto la sua bussola, lui andava dritto per dritto. Quindi probabilmente si è fatto molti nemici. Sicuramente quel potere finanziario internazionale che oggi comanda più della politica, e Craxi ha sempre difeso il primato della politica. Il primato della politica che si interrompe in Italia, ma anche nell'Occidente, dopo la caduta del muro di Berlino, cambiano le regole del gioco. Cambiano le regole del gioco, il sistema italiano è arrivato in ritardo all'appuntamento con la storia, era un sistema fatiscente che andava riformato, come Craxi chiedeva Come dall'80. direbbe un finanziere, è facilmente scalabile. Eh sì, come Craxi chiedeva di riformarlo dall'89. In più abbiamo avuto il Partito Comunista più forte del mondo occidentale. Questo ha provocato un crash e quindi hanno distrutto, oltre al Partito Socialista, i cinque partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e la democrazia in questo paese. Il Partito Comunista che poi diventa un grande alleato della finanza internazionale. Questo è un dato storico, quindi senza fare polemica, ma insomma la fotografia, la cristallizzazione degli eventi è quella. Infatti, gli elettori del Partito Comunista non lo votano più, perché lo leggono come è nella realtà un partito di establishment, quindi legato ai poteri forti, a certa alta burocrazia dello Stato, alle banche, e quindi non lo votano. Però facciamo un passo indietro. A me piacerebbe raccontare qualche dettaglio del più giovane sostenitore di Bettino Craxi, perché ci ha raccontato che c'è una giovanissima Stefania Craxi che è armata di zainetto e volantino, va in giro per Milano con papà. E io credo che sia il più bell'omaggio che una figlia può fare alla memoria del suo padre. Veramente andavo sola, con questi bigliettini Craxi, Nenni e Gangi che mettevo nelle Che anno era? caselle il 68. Ah, quindi proprio nel periodo della massima contestazione c'era questa bimbetta che camminava per Milano con lo zaino. Cosa le succedeva? Niente, perché ancora Milano era una città piccola, c'erano poche macchine e i bambini potevano ancora girare il loro quartiere a piedi. E quindi io lo facevo, è stata la mia prima campagna elettorale. Io vengo da una famiglia politica. Una famiglia siciliana La politica, famiglia di avvocati siciliana di avvocato, e mio di nonno prefetti, di... è stato il primo prefetto della Liberazione a Como, fu viceprefetto a Milano Colombardi. Nel suo studio di giovane avvocato si riuniva il CNL Lombardo. Quindi la mia è una famiglia che viene da radici siciliane e politiche. E dopo la bambina con lo zainetto, il suo rapporto con Bettino, confidenzialmente, mi perdoni senatore se chiamo Bettino Craxi, lo chiamo confidenzialmente Bettino, ma tutti quelli che lo hanno ammirato continuano a chiamarlo così. Io lo chiamo Craxi per due Craxi. motivi. Intanto lo difendo perché è stato Craxi nella storia repubblicana e poi per mantenere un po' di distanza emotiva. E si vede, io cioè, non vorrei che la regia insistesse, però parlando di suo padre, il senatore Craxi ha sempre gli occhi lucidi. Ho ancora un senso di ingiustizia dentro al cuore. Ma io intanto ho sempre avuto coscienza di appartenere a una famiglia politica. E quindi quando uno viene da una famiglia politica, la politica che ha a che fare con la vita e con la morte, non con la televisione, uno sa sempre qual è la sua responsabilità. E quando magari non lo capivo, mio padre me lo ricordava. Intanto mi sono sentita parte di una comunità. Per me il Partito Socialista era una comunità. Craxi era, oltre che mio padre, il capo della mia comunità, che io riconoscevo. E quindi io il sabato, la domenica,
difficilmente uscivo con i miei amici, preferivo andare con lui e con i suoi amici e frequentare quella comunità, perché mi piaceva, perché sentivo il largo respiro della storia, motivo per cui oggi il fiato corto della cronaca non mi appassiona, ed era bellissimo. Però ero anche, mio padre mi ha insegnato la libertà, quindi io ero comunque una bambina, una ragazzina libera. A 20 anni me ne vado di casa, ho continuato a seguirlo, ma volevo che lui avesse... Quindi c'era un valore in più nell'essere accanto a suo padre, nel momento in cui aveva deciso di portare avanti la sua vita individualmente da donna? Sì, perché comunque l'unico... Era una scelta, lui non era più un fatto di famiglia, era una basta. Scelta e volevo che lui lo capisse, quindi decido di andarmene di casa. Ma continuo a seguirlo, perché mi piaceva e poi perché quando uno nasce in una famiglia politica, la politica spesso è una signora che siede a tavola con la famiglia ed è forse era anche l'unico linguaggio attraverso cui poter entrare in comunicazione con mio padre, che era questa tutto politico. Questa battuta alla politica una signora secondo me sarebbe una bellissima idea per una canzone di Ornella Vanoni, già lo immagino la politica della signora, potrebbe suonare. Mio padre era intonato, ogni tanto sì. Alla sera si cantava tutte le canzoni della tradizione italiana, popolari, quindi... La canzone, facciamo un po' di, come dire, sì. La canzone che preferiva Craxi, padre, una delle sue più amate. Ma gli piacevano le canzoni della Mala, gli piacevano le canzoni anche dei cantautori italiani. Voglio raccontarle un episodio. Quando Craxi muore, alla sera era molto amico di famiglia Lucio Dalla, molto amico mio, lo portai a casa da Bettino... erano buffi, diventarono amici. La sera Dalla era in concerto e lui quella sera disse: questa mattina è morto un mio amico, gli dedico questa canzone, e gli dedicò Milano, che era un'altra canzone che a mio padre piaceva molto. Milano, bellissimo, una delle canzoni dell'album, se non sbaglio, del 78. Quindi, però gli piacevano le canzoni della tradizione popolare. Cantavamo sia le canzoni quindi della Milva, un po' la canzone della Mala, Milva, no? Milva, le canzoni della Resistenza, anche quelle fasciste, le canzoni della tradizione popolare. Crax era un grande amante della storia e delle tradizioni popolari italiane. La musica non ha, come dire, confini politici, la no. Musica è bella. E poi era la storia del paese. Però andiamo pezzo per pezzo, lei ha vissuto anche gli anni del terrore. Il Partito Socialista si distingue in quegli anni per una posizione completamente diversa a quelle delle altre due chiese rispetto al fenomeno del terrorismo e dell'eversione. L'Italia negli anni 70 è un paese sempre sull'orlo del colpo di Stato. Non si è mai capito quale sia stata l'eterodossia che ha diretto le formazioni terroriste, però c'è un episodio particolare che a me piace ricordare e vorrei condividere con lei. Metà degli anni 70 sono appena nate le Brigate Rosse, si scopre il capo politico della fazione più violenta probabilmente ed è un funzionario, un dirigente del giovanile socialista, Corrado Simeoni. Alle cronache, come dire, è sparito completamente. Credo che scappò in Francia. Si è scappato in Francia e ha fondato il centro Hyperion, una roba molto complicata, un internazionale del terrore proprio lì. E però cosa fa Craxi a Simeone? Ma intanto Craxi non è mai stato affascinato neanche dal 68 e comunque da nessuna ideologia estremista. Perché il suo era un socialismo prudoniano, più fattivo. Era un socialismo liberale, riformista, e quindi lui è sempre stato, quindi fu durissimo nei confronti di Simeone, durissimo. Venne cacciato dal partito. Lo cacciò dal partito, sì. Peraltro la storia racconta, c'è una ricostruzione di un giornalista bravissimo, un inchiestista bravo con Gianni Fasanella, che ci ricorda che lo invitò a casa per capire cosa stesse succedendo, ma mandò gli uomini della sezione di Milano a capire cosa succedeva nella sezione giovanile di Simeoni e tirarono fuori delle robe, gli dissero arrivederci, ciao. Sì, 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 fu durissimo nella reazione con Simeoni e lui anche verso il 68. È un personaggio che è sparito dalla storia, come i veri capi nascosti, occulti dell'eversione. Non... E lui, quando cercò di salvare Aldo Moro, anche lì... questa è un'altra pagina importante. Cercarono di mistificare la storia, raccontavano che lui lo fece tatticamente per prendere, come dire, per appropriarsi di una posizione politica, neanche per sogno. Craxi voleva salvare Aldo Moro, come l'ho sempre visto, con un uomo in difficoltà l'ho sempre visto porgere una mano d'aiuto,
voleva salvarlo e mi ricordo queste serate angosciosissime quando lui cercava di rintracciare nelle lettere di Aldo Moro. Perché Moro scrisse le lettere pure a suo padre. Sì, scrisse una lettera in cui parlava, disse sono sotto un dominio pieno e incontrollato e Craxi si convinse che era prigioniero in un'ambasciata dell'Est. La verità ancora su quel rapimento di Aldo Moro nessuno la conosce fino in fondo. La commissione, certo l'ultima commissione però ha portato qualche elemento di novità. Però, tutti questi terroristi avevano nei passaporti timbri di paesi dell'est dove probabilmente andavano ad allenarsi, ad addestrarsi. Quindi è una storia ancora un po' scura, però lui voleva salvarlo perché ha sempre pensato che l'uomo vale più dello Stato. In quel frangente però Craxi si ritrova da solo rispetto alle altre forze politiche, perché sia il Partito Comunista di Berlinguer, sia la Democrazia Cristiana di Zaccagnini e di Cossiga, che ricordo a tutti che in quegli anni Cossiga veniva scritto sui muri delle città con la K, a un certo punto alzano le mani come se ci fosse una volontà esteriore per cui Moro deve morire. In realtà nella Democrazia Cristiana Craxi era riuscito a aprire un solco. Fanfani quella mattina si sarebbe diretto alla direzione del partito della DC per dire io prendo, starò sulla posizione di Craxi, voglio appoggiare la posizione della trattativa. Quella mattina Moro fu ritrovato morto, quindi probabilmente avevano anche... Tra l'altro Cossiga invita Claudio Signorile al Viminale come per avere un testimone in presa diretta. Sì, comunque è una storia che ha ancora molti lati oscuri. Molti lati oscuri. Ovviamente parlando del caso Moro, e anche diciamo, in quel frangente ci fu un interessamento diretto del Santo Padre, i rapporti di Craxi con la Chiesa Romana, anche lì un altro pezzo di storia. Dunque, intanto Craxi fu il laico che diede vita al concordato, togliendo quel famoso articolo 7 di Mussolini alla memoria che i comunisti vollero mantenere nella Costituzione e fece questo accordo, lui lo definiva un accordo di libertà, che tra l'altro dava dignità. Lo spieghiamo a chi ci ascolta esattamente cosa introduce il concordato. Dunque, grazie a Bettino Craxi. Il concordato introduce la parità fra tutte le religioni riconosciute, quindi la Chiesa non è più religione di Stato, ma in compenso introduce l'8 per mille con cui i fedeli possono sostenere la loro Chiesa. E Craxi aveva una grande stima, una grande considerazione dell'azione sociale della Chiesa e devo dire un grande rapporto molto forte con Papa Wojtyła. Insieme, ricordo, sostennero la lotta di liberazione dei polacchi, sostennero Solidarność, lo fecero entrambi sia politicamente sia finanziariamente, e gli aiuti non passavano dalla Banca d'Italia. Stiamo arrivando ai giorni dell'Ira. Alla fine a un certo punto, poi in questo frattempo c'è pure la crisi Sigonella, cioè Bettino Craxi diciamo, era un uomo atlantista, fedele, come dire, sostenitore dell'Europa, convinto sostenitore dell'Europa, però non era un uomo disposto a inginocchiarsi di fronte al volere del più forte. Lì gli americani ebbero... Tra l'altro una vicenda accaduta qui in Sicilia. Ebbero torto, lo riconobbero, Reagan riconobbe Craxi invitandolo poi in America, ma Craxi difendeva un principio. Facciamo un po' di chiarezza per chi ci ascolta, è la vicenda dell'Achille Lauro. E viene sequestrata una nave da parte di un comando palestinese. Craxi chiede aiuto a Arafat e a Mubarak per liberare la nave, c'erano 500 persone sulla nave, quindi per evitare una strage. Questo aiuto lo ebbe, Abu Abbas fu l'emissario di Arafat che andò a convincere i terroristi a liberare la nave. A quel punto Craxi, seguendo il diritto internazionale e le leggi italiane, quando scopre che era stato ucciso un uomo su quella nave, dice i terroristi devono essere processati in Italia. Gli americani lo vogliono portare in America, intercettano l'aereo su cui erano i terroristi e lo fanno scendere a Sigonella. Craxi dice a Reagan no, la legge italiana e il diritto internazionale dicono che la nave italiana e quel delitto va processato dalla magistratura italiana e quindi pretese di farlo, arrivando quasi a uno scontro, però lui con i carabinieri che, come le dicevo, seguiva una bussola, rispettava la legge italiana. Ma non è che poi alla fine qualcuno gli ha fatto pagare il conto della sua libertà? No, Reagan, l'amministrazione Reagan capì perfettamente qual era il punto e il rapporto con Ronald Reagan fu fortissimo. Lì è uno scontro con la finanza internazionale che certamente è di matrice americana ed ebraica, ma non stiamo parlando del governo americano, quello no. Quindi oltre?
uno scontro ancora più forte. Cosa succede nel 92? Perché Craxi viene dipinto come il male di tutti i mali di questo paese? Nonostante le cose buone che aveva fatto l'Italia, con Craxi perché diventa la cinque potenza, la quinta potenza mondiale, o Perché ricordo male. Craxi si era distinto appunto per essere un uomo che non sarebbe stato mai agli ordini di qualcuno, ma avrebbe sempre difeso la democrazia, il sistema dei partiti e il primato della politica. Lui difende il primato della politica e quindi doveva essere messo da parte. Verrà accusato di aver rubato soldi per il proprio arricchimento personale, ma lei già ha fatto una battuta quando c'è da sostenere la campagna di Lech Walesa. L'Internazionale Socialista è famosa per aver aiutato in tutto il Craxi era mondo. tutto politico, cioè pensava che i soldi in politica fossero delle armi, ma niente di più di questo. Il tenore della vita sua e della sua famiglia Ma qualcuno vi ha mai fatto la domanda qual è il tenore della famiglia bastava fare Craxi? una cosa semplicissima, bastava che un giornalista come lei andasse a Milano, interrogasse, non so, i prefetti di Milano, se ne sono susseguiti tanti negli anni. Lei pensa che il prefetto di Milano non Qualcuno non sapesse sapesse il tenore di vita della famiglia Craxi? Oppure, meglio ancora, intervistare un uomo della sua scorta. Sono stati con Craxi 20 anni, lo seguivano notte e non giorno. potevano non sapere. Lo sapevano E perfettamente, nessuno nessuno l'ha dei miei colleghi fatto. l'ha mai fatto Ma in. guardi, potrebbe essere fatto ancora adesso. Quegli uomini allora avevano Allora, 20 anni, oggi saranno dei 60enni. io le posso chiedere un favore Sì. personale. Io ho appena finito di leggere il libro di Luca Telese dedicato agli uomini della scorta di Berlinguer. Facciamo un lavoro sugli uomini della scorta di Ah, mi Bettino piacerebbe Craxi, perché moltissimo. così, diciamo, non soltanto raccontiamo la vita della famiglia Craxi, Ma ma anche chi era Craxi? cerchiamo dalla prospettiva degli Guarda, uomini io delle non lo, mi forze piacerebbe dell'ordine. moltissimo. Io non ho mai visto Craxi sedersi a tavola fino a che non aveva visto che i suoi uomini di scorta e i suoi autisti erano seduti a tavola prima di lui, mai in tutta la mia vita e ovunque lui fosse. È quasi commovente questo È racconto. la verità. Perché tutta questa cattiveria? Le monetine all'Hotel Raphael? Cioè, Beh, viene fomentata. Anche noi giornalisti abbiamo una grossa allora, responsabilità, perché a quel punto è, intanto i come dire. giornali, i grossi giornali, poi i piccoli seguivano i grossi giornali, appartenevano a chi? A degli editori? No, appartenevano alla Finanza Italiana, Corriere e Repubblica, a chi appartenevano? La seconda cosa è che io, il Partito Comunista più grande del Partito Occidentale, questa demonizzazione di Craxi, l'aveva cominciata da tanti anni prima. Quando Ricordo che inizia si questo? cucinavano le trippe alla Bettino, ricordo che il consigliere di Berlinguer, Tatò, descriveva Craxi come un delinquente, a capo di una banda di affaristi. Ma quando mai? Io ho conosciuto i deputati socialisti uno per uno, delle brave persone, di grande cultura, grande capacità, anche quando venivano dal popolo. Possiamo fare un piccolo salto in Sicilia parlando della storia del Partito Socialista? Negli anni 90 Giovanni Falcone viene sostanzialmente cacciato dalla Procura di Palermo e viene nominato da Claudio Martelli e alla direzione dell'amministrazione penitenziaria, una scelta che non può non aver condiviso col segreto del partito. Falcone si reputava un socialista. Falcone fa quella fine e poi diventa l'icona di chi poi ha massacrato i pa. Come funziona questo paese, Per la senatore verità Craxi? diventa l'icona di tutti quei magistrati che gli avevano fatto Fatto la la guerra? guerra. Sì, beh, perché questo paese ha la memoria corta in Anche genere. Borsellino diventa un'icona del centro-sinistra, Di mentre tutti. tutti sappiamo che comunque è un uomo nato, cresciuto e politicamente destra. formatosi a destra. Non Vabbè, perché questo è che questo paese in paese. fondo sconta il solito Questo. vizio, il correre in soccorso del vincitore? C'è qualcosa in C'è più. qualcosa? Qualcosa in più è che quella che oggi definiscono sinistra, che mi consenta di dirlo, non è la sinistra che io porto nel cuore. Questa che chiamano sinistra, in realtà, dai tempi di Togliatti, fa l'occupazione sistematica dei gangli del potere. Magistratura, informazione, scuola. La maggior parte di questo Gli eretici che nel oggi giornalismo non vanno da è nessuna parte. l'establishment italiano, guarda un po', ancora oggi sta con quella sinistra. Ma per motivi di opportunismo, probabilmente, non per motivi Probabilmente di convinzione politica. fanno paura, una sinistra che non accetta il gioco Va democratico. riscritta la storia di Tangentopoli, diciamoci la verità, quasi tutti i magistrati di Tangentopoli poi si sono dati alla politica, non c'è qualcosa di anomalo Ma guardi, nella. la storia di Tangentopoli è già scritta. Basta andare a vedere Quante sono le che assoluzioni? fine hanno fatto i magistrati del pool di Mani Pulite, tutti quanti in politica sinistra.
Basta andare a vedere che cos'è successo in quegli anni del sistema imprenditoriale pubblico italiano, svenduto agli amici, guarda un po', di sinistra. Guarda che se uno vuole scrivere la storia di Tangentopoli è facilissimo. È facilissimo, poi bisogna andare a vedere anche quante sono state le assoluzioni. Tantissime. Sono stati 25.000 avvisi. Poi sono pochissimi gli uomini politici. 3.000 processi, 4.000 persone in carcere, e a fronte di questo scempio di persone che hanno perso l'onore, il lavoro, qualcuno la famiglia, qualcuno la vita, qualche centinaio di processi finiti con condanna. Una vergogna. Su, quindi neanche il 10%, il 3%. Sì, ma non si è mai fatta un'operazione, come dire, di... Complessiva no. Cioè si chiede sempre un'opera di torniamo indietro, riabbracciamoci, ma è possibile fare pace con chi ha torturato la famiglia Craxi in questi anni? Perché poi, diciamoci la verità, ci sono stati degli strascichi giudiziari anche a suo carico, cioè delle sentenze di, che non hanno... È difficile fare una cosa, è difficile che gli elettori socialisti tornino a sinistra, sa perché? La sinistra non fa i conti con Craxi per un semplice motivo, dovrebbe fare i conti con la propria storia, che è una storia inemendabile, perché è una storia di tradimenti, di un partito che durante la Guerra Fredda, si chiamava Guerra Fredda non per caso, che si è combattuta in modo durissimo nel nostro paese, Guerra Fredda, loro stavano con un paese, l'Unione Sovietica, che era una potenza militare nemica dell'Italia. E quindi devono fare i conti con quella storia. Oggi fanno lezioni di moralità. Oggi e, anche di atlantismo. Peraltro con un dato che onestamente a me ha fatto ridere. Io diciamo penso che bisogna fare i conti con la realtà. Questa vicenda del Dipartimento di Stato che sostiene che in tutta Europa la Russia abbia elargito 300 milioni di euro in, credo, in 9 anni, se non sbaglio, perché il segretario Blinken penso che abbia dato questi dati. Ma io ho guardato il bilancio del Partito Democratico negli Stati Uniti, con 300 milioni in 20 paesi europei, che cosa fa? Compri volantini elettorali? Dov'è? Diciamo, no, io credo che ci sia stata fatta un'opera di disinformazione della Russia in questi anni nel nostro paese e in altri paesi europei sicuramente, attraverso le fake news, attraverso l'utilismo dei social, questo è sicuramente è successo. Avvenuto. Ma non c'è un rapporto strutturato tra i partiti? Hanno identificato magari anche delle ingenuità politiche su cui hanno fatto leva, ma niente più di questo. A parte che nessuno ha il coraggio di dire che Putin comunque è anche una creazione dell'ex segretario di Stato americano Kissinger. Cioè, nasce da quel mondo lì. A me fa più paura un'altra cosa, a me fa più paura la lobby cinese, che è una lobby potente in questo paese, e guarda un po' a chi è vicina alla sinistra. Vabbè, molto vicino anche all'ex Premier Conte però, Ci hanno Premier rapporti. Conte, siamo l'unico paese che ha firmato le vie della seta quando Di Maio era ministro degli esteri. All'altro grande premier italiano, è stato in Italia premier per un anno e mezzo e qualcuno mi deve ancora spiegare cosa ha fatto di buono per il paese, Massimo D'Alema, sì. Quella lavora. Quindi in realtà è, diciamo, questi filo putiniani in realtà sono un'arma di distrazione di massa per far finta di non vedere che in realtà si lavora molto con i cinesi. Secondo me sì. Io allora rimango d'accordo con lei che ci sentiremo spesso per vedere di capire se possiamo recuperare gli uomini della scorta di suo papà. Mi piacerebbe moltissimo, sarebbe un libro meraviglioso. Adesso ricomincio a cercarli. Cioè, finché è stato vivo l'autista di mio padre, avevamo l'abitudine di fare i Natali assieme. Che bello. Poi è morto Nicola e un po' l'abbiamo persa. Grazie, senatore Craxi, in questo viaggio anche all'interno della sua famiglia. Non posso fare a meno di non notare la commozione nelle sue parole e nei suoi occhi, perché si vede che ancora la ferita è profonda e reclama giustizia. Grazie, e grazie a chi ci ha seguito. Buona serata a tutti.